Sicuramente del superamento dell'emergenza cimiteri, della ripresa dei grandi eventi a Palermo, della interlocuzione con l'autorità di sistema portuale per l'interfaccia porto-mare, della predisposizione degli atti di bilancio che rimettono in carreggiata amministrativa il Comune di Palermo. Sindaco, emergenza incendi, quali sono i dati sulla diossina? Come sapete abbiamo monitorato fin dall'inizio, grazie alla collaborazione intensa e proficua con Vigili del Fuoco, ARPA, sotto il coordinamento della Prefettura, abbiamo monitorato sin da subito le concentrazioni in area di inquinanti e adesso siamo in fase di valutazione della presenza sul sedime, quindi sulla ricaduta a terra di diossina che era tracciabile in aria, ma ora bisognerà capire quanto lo sia, quanto sia depositata a livello di terreno in quell'arco di 4 km dalla discarica di Bellolampo, che chiariamo bene non è l'unica fonte di origine della diossina, perché ogni incendio produce evidentemente diossina, naturalmente proporzionalmente alla quantità di plastiche che vengono ad essere bruciate. E domani è prevista un'ulteriore riunione di prefettura per valutare se apportare sulla base dei dati eventuali modifiche all'ordinanza, ovvero se l'ordinanza debba essere mantenuta per 15 giorni o addirittura, in caso di dati particolarmente favorevoli, ridotta nella sua durata.